La stagione 2013-2014 della Menzana prosegue tra alti e bassi, campionato e coppa, rivoluzioni di mercato più o meno obbligate e l'ombra della fine della storia biancoverde che comincia ad allungarsi in fondo al tunnel del campionato. Si arriva così al girone di ritorno. Attorno alla metà di febbraio la squadra di coach Crespi infila una serie di vittorie. Contro Pesaro, contro Venezia a Venezia, contro Montegranaro e contro Cantù. Siamo alla 22esima di campionato, si gioca in casa, a Siena, arriva la quarta vittoria consecutiva, ma succede qualche cosa. Otello Hunter, che come al solito parte titolare, sta in campo appena 8 minuti. 0 punti, un rimbalzo, meno 2 di valutazione, tutto perché durante il terzo quarto a un certo punto Hunter perde un pallone, in maniera abbastanza banale, e coach Crespi lo richiama. Ma lo richiama in modo piuttosto veemente e soprattutto lo fa pubblicamente, davanti a tutti, compagni, pubblico. È una cosa molto rischiosa con Hunter, se vi ricordate da dove eravamo partiti, con Otello Hunter. Se perdi la fiducia del giocatore, hai chiuso per sempre. Crespi non ha perso la testa, percepisce che però è arrivato il momento in cui il rapporto tra Hunter e Crespi stesso, ma più in generale il rapporto tra Hunter e la squadra, potrebbe essere pronto per fare il salto di qualità. Otello Hunter non la prende bene, reagisce verbalmente, si arrabbia, a quel punto Crespi lo prende e lo mette a sedere. Si capisce che potrebbe essere arrivato il momento determinante, il punto di svolta di tutta la stagione, nel bene o nel male. Il giorno dopo coach Crespi riceve un messaggio proprio da Otello Hunter. Marco, voglio parlarti. Marco, non coach. Ed è già un segnale interessante, tant'è che poi quando i due si ritrovano, Otello Hunter, da tipo piuttosto schivo, silenzioso, ombroso, come è sempre stato, decide invece di prendere la parola e gli dice: Marco, mi hai detto parole piuttosto dure e io non sono d'accordo con te. Però ho sbagliato a reagire in quel modo. In quell'esatto momento coach Crespi capisce che l'onestà con la quale ha sempre costruito il rapporto con Otello Hunter e con tutti gli altri componenti della squadra potrebbe essere riuscita a far fare al gruppo il vero salto di qualità. Nessun alibi, nessuno che cerca giustificazioni o che cerca di scaricare la colpa su chissà chi, tutti uniti a combattere insieme per l'obiettivo comune. E qui arriviamo al secondo episodio chiave della stagione. È l'11 maggio del 2014, si gioca la 30esima giornata, l'ultima di stagione regolare, la Menzana in casa contro l'Olimpia Milano, l'Olimpia di Luca Banchi, l'Olimpia in particolare di Samardo Samuels, centrone giamaicano dominante, che proprio uno contro uno contro Otello Hunter piazza una delle prestazioni migliori di tutta la stagione. 23 punti in 25 minuti con 8 su 8 dal campo. Otello Hunter non ci capisce niente, gioca poco e male. Il pensiero a fine partita di coach Crespi è: fortuna che questi non li rincontriamo più. Perché finita la stagione regolare, entrambe le squadre sono qualificate per i playoff, ma per come è strutturato il tabellone, l'unico incontro possibile potrebbe avvenire in finale, cosa che in quel momento per la Menzana è un obiettivo neanche lontanamente immaginabile. Però, ancora una volta, succede qualcosa. Nella notte, Otello Hunter scrive di nuovo a coach Crespi, vuole i video di Samardo Samuels perché non riesce a dormire, ma non soltanto di quella partita, vuole i video di Samardo Samuels di tutta la stagione, vuole prepararsi, vuole farsi trovare pronto. Nella testa di Otello Hunter, Siena-Milano non è ancora finita. Ma torniamo coi piedi per terra, ci sono i playoff. Al primo turno c'è Reggio Emilia, la Reggio di Cinciarini, dell'ex Rimas Kaukenas, di James White. Finisce 1-1 a Siena e la serie si sposta a Reggio, dove la Reggiana vince gara 3 e si porta quindi sul 2-1 di vantaggio. Prima di gara 4 tutti sanno che potrebbe essere l'ultima partita dell'anno, la serie è al meglio delle 5. Ma c'è un altro problema per la Menzana, perché Otello Hunter si è fatto male in gara 2, ha saltato gara 3 e potrebbe saltare anche gara 4. Per questo motivo coach Crespi va a trovarlo e gli dice: Otello, questa, in caso di sconfitta, potrebbe essere l'ultima partita della storia della Menzana. Otello Hunter si fa scuro in volto, si prende qualche istanza di silenzio per pensarci e poi guarda dritto negli occhi coach Crespi. Non possiamo finirla qua. Gioco. E così si arriva alla madre di tutti i momenti esistenziali.
Mancano pochi minuti alla palla 2 di gara 4, si gioca a Reggio Emilia e nel momento di massima concitazione emotiva, Otello Hunter, la sequoia schiva e tenebrosa di inizio video, prende in mano la situazione, raggruppa tutti i compagni in cerchio e inizia a guardarli negli occhi, gli punta il dito sul petto e gli dice: io sono pronto, tu sei pronto? Coach Crespi sente il cuore salire fino alla gola, le lacrime che iniziano a scendere dagli occhi. Sa che in quel momento quel gigante buono che tanti silenzi, troppi silenzi aveva accumulato in tutta la sua vita e durante tutta quella stessa stagione era finalmente sbocciato nell'uomo squadra che serviva a quel gruppo per diventare qualcosa di più, una famiglia. E sono sicuro che il resto della storia lo conoscete tutti. I want to win. You want to win? Yeah. You ready? Are you ready? You ready? Let's do it. You Let's ready? Do it. Let's you do ready? It. Let's you do ready? It. You ready? You ready? You ready? You ready? You ready? I'm ready. Let's go. Let's go, man. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. E questo è quanto. Questa storia, insieme a mille altre, ovviamente raccontate tutte molto meglio di come ha appena fatto il sottoscritto, le trovate in questo libro qua, Something Different, di Coach Marco Crespi. Non è una sponsorizzazione, non ci prendo una lira, però sinceramente, dal profondo del cuore, è un libro che vi consiglio, perché avete con questo libro la possibilità di scoprire tutta una serie di aneddoti di dietro le quinte, raccontate proprio dai diretti interessati, che di solito si riservano al campionato NBA. Succede spesso che noi sappiamo molte più cose, molti più dettagli, molte più retroscena dell'NBA, che si gioca a mille mila chilometri di distanza, rispetto a quanti ne sappiamo del nostro basket. Questa potrebbe essere un'occasione interessante. Domani arriva Mefiondu, domani l'altro c'è la live, da settimana prossima ripartono tutte quelle serie, dagli anelli in poi, che vi avevo promesso che avrei fatto ripartire in questa settimana, cosa che invece poi non ho fatto.